Ok, come sempre dico io, ok, come va? Come state? Guardate, lo so, sono impresentabile, ma non fateci caso. È quasi fine settimana, è quasi l'ultimo giorno del turno di notte, sono rientrato da pochissimo, veramente poco, dal turno di notte. E quindi sono in condizioni orrende, ma stiamo lavorando per voi. Stiamo lavorando per voi perché era possibile fare questo incontro soltanto adesso e quindi ci si è sforzati entrambi, sia io che il mio ospite, ed è così qua. Siamo qua e oh, è così, raga, è così. Su, dai. Non ditemi niente, ma è così. E quindi sono un po' poco presentabile. Scusatemi. E cosa dire? Se ho già accennato al fatto che questa chiacchierata si poteva fare soltanto adesso, avete già capito che esatto, è di nuovo il tempo di Alfabeto. Intanto, grazie per essere qui, grazie per continuare a sostenermi. E dai, bando alle ciance. Ho un nuovo ospite, lo aspettiamo, vediamo che arriva e vediamo un po'. Vedo che l'ospite è qui pronto. Oggi la puntata potremmo chiamarla puntata Zombie Hot Toys. Buongiorno. Buongiorno, ciao Domenico, grazie per l'invito. Ah, come stiamo bene io e te, Mamma mia, eh? Cosa non sto si molto fa per bene. amore del canale? La gente non lo sa, la gente non lo capisce. Vabbè, ma anche e soprattutto grazie appunto di aver trovato, nonostante tutto, la cosa di dire facciamo sta roba perché sinceramente fa piacere. E allora benvenuto. Niente, velocemente, così noi tra poco si deve andare, gli altri vanno tra poco a fare pranzo, noi andiamo a dormire. Andiamo Velocemente, se qualcuno non ti dovesse conoscere, breve presentazione, vai. a dormire. Ciao a tutti, sono Giuseppe Barcasia, in arte, chiamiamola arte Peppe Varca, un canale YouTube che si chiama appunto Peppe Varca Collectibles, collezionista nerd incallito, collezionista soprattutto di action doll in scala 1 a 6, principalmente Hot Toys. Ah, bello, ma guarda, proprio, allora, ottimo. Tra l'altro, non sapevo neanche io questa cosa del cognome che non è completa, che già scopro una roba così. Vabbè. Perché mi chiamavano Barca, Barcasia da quando facevo la scuola, ciao Barca, allora Peppe Barca, il diminutivo del cognome, diciamo. Ah, ok. Vabbè, ok, che già non ho ancora fatto le domande, già è partita la prima curiosità. Niente, allora, velocemente, sai come funziona? So che segui, quindi alfabeto, 26 lettere, domande nascoste dietro ogni lettera, vere, stupide, profonde, di piccante ci sarà niente sto giro perché questa qua è puntata zombie, la metto in puntata zombie, lo scrivo. Se trovo il carattere come della Marvel, la scrivo. E quindi, prima che qua perdiamo i pezzi per strada, tu ogni volta in volta scegli una lettera, io ti fo la domanda, cosa più importante? Uno, cercate di sentirvi a casa vostra, quindi puoi fare qualsiasi cosa, anche dormire, tranquillo. Io per la E
Vabbè, c'è un energy drink, c'è un guacamole mischiato al peperoncino, vabbè. tra l'altro, questa è simpatica, però poi me la faccio sul momento. Oppure una domanda ancora aperta, mi sono accorto adesso. Vabbè, ok. Ma so già come rimediare, mi è già venuta in mente la domanda. Quindi, obbligo, prima cosa, sentire casa tua, e seconda, obbligo di rispondere, se possibile, sinceramente, ma tanto che cazzo lo sa mai, e quindi... Non ti ho neanche messo domande jolly, perché più o meno ormai, dai, ci si conosce, abbiamo fatto qualche chiacchierata anche poco tempo fa, quindi... Provo a tirar fuori qualcosa con le domande normali. E allora, quando vuoi, andiamo. Poi, quando servirà, se ti servirà un ripasso, sono a disposizione. Va benissimo, dai. Quando vuoi, partiamo. Ti do la prima lettera? Sì, sì. La M di Melissa. Sono la ragazzuola? La? Lei è la fidanzata? La fidanzata. La moglie? Non so, mi ricordo. Fidanzata, non sono sposato, fidanzata. No, invece sotto la M no. C'è Marche, la tua regione, una delle mie preferite, te l'ho già detto. Sì. Cosa ami di più di lei e com'è la scena nerd lì in zona? Allora, vabbè, di più paesaggisticamente ti posso dire il mare. Qui c'è di tutto, trovi dal mare appunto alla montagna, trovi di mamma tutto. Mia, tutto in mezz'ora di macchina, diciamolo. Beh, ragazzi. Il bello di qui è proprio essere vicino a tutto, puoi andare al mare, puoi andare in montagna, vai in montagna, è tutto molto tranquillo, la gente è abbastanza tranquilla, a parte in città dove c'è un po' più di caos, sai, un po' più di confusione come tutte le città, però la tranquillità. Io ho girato tanto, ma comunque sono tornato qui proprio per cercare la tranquillità e questo. Il panorama nerd, allora, diciamo che non è mai stato molto espanso il mondo nerd, almeno per come l'ho vissuto io, cioè ho vissuto sempre come l'unico, oppure uno dei pochi, sai, ad essere nerd, ad amare determinate cose, no? Come soprattutto nell'infanzia. Devo dire che, però che negli ultimi anni, anche a livello nazionale, credo, internazionale, l'essere nerd sta crescendo, sta diventando sempre più meno una cosa da sfigati, passami il termine, ma più una cosa invece accettata da tutti. E così anche nelle marche, infatti sempre più fiere, sempre più, cioè si conosce ancora di più, sempre di più, e quindi sono contento che stia migliorando questa cosa. Ma poi tra l'altro possiamo dire una cosa, ecco, cioè, nonostante che sto mezzo domenica in piedi, però mi partono i due neuroni ancora, possiamo dire che tra l'altro negli ultimi tempi, come hai detto te, e non stiamo parlando di quelli dei testimoni di Geova d'Apocalisse, ma in generale, in questi ultimi tempi tantissimi, cioè è diventato così figo essere nerd che tanti fanno finta di esserlo. Bravo, esatto, benissimo. Esatto, adesso si è catapultato il mondo, si è ribaltato. Vado in la E. Non ci riesco manco a girare le pagine. Ah beh, noi stiamo... Oh, no, è cambiato il tema, ok. Essere sportivi è una cosa che vivo regolarmente, che mi interessa ma faccio fatica a fare mio, che lascio volentieri agli altri. Allora, è una cosa che vivo regolarmente, per me è abbastanza importante, sì. Okay. Ho sempre fatto sport da quando ero piccolo, dal calcio passando per le arti marziali, passando per... Ah, dai, cosa hai fatto di arti marziali? Mi interessa. Ho iniziato con il Kung Fu Jolly. No! Sì. Vabbè. Conosci? Perché? Ma stai scherzando? Lo so che non nessuno mi darebbe due soldi, però il sottoscritto ne ha fatte ben sei arti marziali. Grande. E quella con cui sono partito proprio a livello di anni, e poi gli anni più belli, quelli più impregnanti, quelli proprio dell'infanzia, è stato il Kung Fu. Cosa hai fatto tu? Wushu?
Allora, aspetta, mi tocca correggerti, perché no, purtroppo poi dipende dove vai, dove ti hanno insegnato, dove sei stato, nella palestra che sei stato. Allora, il Kung Fu è il Kung Fu, cioè quello basato sugli 5, ma poi in realtà 8 animali base, con le forme base, con i combattimenti, no? Quello è il Kung Fu. Poi il Wushu, che tu l'hai separato, in realtà è vero che ci sono scuole di Wushu, però in realtà non sarebbe nient'altro che la forma artistica di spettacolo, di forma, ecco, quello che è un po' il kata nel karate, no? Del kung fu. Però non sono cose separate, non, cioè, in realtà chi fa kung fu sta già facendo, anche senza saperlo, wushu. Io ho Sono fatto il solo. Choi Fat, non so se conosci, Ecco. è uno stile del sud che utilizzavano i contadini Sì, di Tanzania. ma scusa, mi sorge il dubbio che la vita è veramente strana, perché se tu mi dici quel nome lì, non vorrei che sei stato nell'associazione del mio maestro, che non si trova ovviamente nelle Marche, ma magari si è diffusa la sua scuola, non lo so. Perché so di L'associazione era fatto. Hung Sing. Ah no, ok, no. Il Perché. maestro è Doc Pai Wong. Il maestro è Doc Pai Wong. No, ok. Però deduco che sia probabilmente il tuo maestro, credo che sia indirettamente o direttamente legato a quello che è stato il maestro del mio maestro, cioè il fondatore, perché l'associazione del mio maestro si chiama Ponze. Ok, forse l'ho E sentita. il tuo maestro ha anche lui un nome che è cinese o è coreano? Cinese. Cinese, ok. Però sì, ok. Però tu il kung fu basato sulle forme base, mi fa di No, capire. è molto basato sul combattimento, perché era utilizzato dai contadini appunto durante la guerra contro il Giappone. Venivano utilizzate tutte tecniche mortali principalmente per cercare di concludere i combattimenti nel più breve Sì, tempo però possibile. basato comunque sugli animali base. Gli animali erano una Sì. branca che veniva fatta, c'erano animali, armi, veniva utilizzato un po' di Sì, tutto. ok, però se quello Però base, sì, sì. c'erano anche quelli, sì. Poi dal Kung Fu sono passato a fare Jiu-Jitsu, Brazilian Jiu-Jitsu, tanto Muay Thai, Ah, boxe, alla fine sono passato alle MMA, arti marziali ok. Ah, miste, ok. combattuto, insomma, c'ho un bel passato per quanto riguarda le arti marziali. Più forse intenso del mio, se vogliamo, però anche io non mi posso lamentare. Io partii da piccolissimo per poco col karate, da lì mi spostai tramite mio padre che insisteva al kung fu. Lì ho fatto degli anni, poi dopo tantissimi anni ho ripreso. Sono partito con come si chiama? Pochissimi mesi di taekwondo. Sì. Poi sono passato, quando sono arrivato in Germania, al Hapkido, che è uno stile un po' particolare, non Aikido, Hapkido. Dopo l'Hapkido sono arrivato al Aikido, che è stata l'ultima cosa che ho fatto. Bello, Akira. Quindi non so, che non sembra, però Sei non mi fate girare la cacchia, se no. E le armi nel periodo del Kung Fu, penso tanto come te, non so quanti anni stai facendo, però so usarne parecchie, partendo da nunchaku, bastone, spada, Io pugnale. sciabola, doppia sciabola, spade di Ah, tutti ecco. i tipi, bastoni, bastoni, Bello, assolutamente bello. diversa roba. Sì, solo che io nel 2018, poi passando all'MMA nel 2018, ho smesso completamente di combattere. Ok, eri arrivato fino a che livello sul Kung Fu? Sul Kung Fu di cintura marrone, Ah, quindi però buon livello, caspita. ero cintura marrone, ma facevo già l'istruttore, diciamo. Sì, beh, sì, da quella blu già.
però poi appunto da quando cominci parte, cintura blu, cintura verde, arancione, già però l'ho messo un po' da parte appunto per passare poi all'MMA, quindi combattimenti veri e propri, quindi ha detto mo la giammena, basta teorie. Esatto. Vabbè, allora dai, andiamo avanti. Bello però. E la L di Livorno. Che poi io lo dico sempre, ma non perché le altre arti marziali, però chi ha la possibilità per un X periodo di avvicinarsi, poi dipende dalla scuola purtroppo, ma chi ha la possibilità di avvicinarsi al Kung Fu, sta sì, proprio sulla base delle arti marziali, perché da lì deriva tutto. Ma poi ti dà anche una disciplina. Esatto. Sì, perché deriva tutto da lì. Esatto. Cioè, persino il karate, che vuole la sua autonomia di Okinawa del cavolo, in realtà deriva dal Kung Fu. Le stesse MMA. Quella è una rielaborazione di più stili. E... Esatto, che il capostipite fu proprio Bruce Lee, no? A creare l'MMA. Jeet Kune Do. Allora, la scelta di aprire il canale YouTube, da dove è scaturita? Bellissima domanda. Allora, la scelta è stata un insieme di fattori. Io ho cominciato appunto con il fitness, perché tanti miei amici mi hanno consigliato, visto che comunque avevo delle buone conoscenze, insomma, a livello fitness, a livello anche di alimentazione e quant'altro, un bel bagaglio tecnico, mi hanno consigliato appunto di aprire un canale a riguardo. E io, essendo sempre un pochino scettico per queste cose, sia per l'utilizzo dei social, sia un po' di farmi vedere in pubblico, non mi andava, avrei dovuto abbattere quella barriera appunto di sconfiggere un po' la vergogna di farmi vedere in pubblico. Quindi l'ho fatto un po' sul sostegno dei miei amici, un pochino è come se fosse stata una battaglia per me, per cercare appunto di vincere quella sorta di paura che avevo. Quindi mi ci sono fiondato e niente. E quindi ho iniziato. È stata dura, però. Dai, non mi posso lamentare. Quindi praticamente, aspetta, perché ha risposto quasi non rispondendo, per assurdo. O sto dormendo io, nel senso che praticamente è partita semplicemente da voglia di sperimentare? Da voglia di vincere quella paura, grazie al sostegno, insomma, cioè sul consiglio dei miei amici. Ah, ottimo. Allora, vedi. Bene, bene. La prossima. La lettera I. Interfacciarsi con i mercati esteri per cercare di accaparrarsi pezzi difficili, rari o a prezzi inferiori. È difficile, ma soprattutto aiuta davvero a raggiungere quegli obiettivi? Sì, allora, difficile potrebbe esserlo all'inizio, anche perché bisogna rivolgersi, se non si è capace di farlo da soli come me, ad esempio all'inizio, e bisogna rivolgersi a delle persone di cui all'inizio è anche difficile fidarsi. Ma perché? Ma in questo mondo, dai, su. Lo è, però una volta che, diciamo, si è capito il giro, si è capito la provenienza di determinati pezzi, che giro fanno, quanto effettivamente siano difficili da trovare e quant'altro, diciamo che diventa semplice, diventa una cosa che si fa quotidianamente. Per quanto riguarda invece l'importanza di farlo, mi sembra, se serve effettivamente a raggiungere gli obiettivi, cioè a trovare il pezzo raro, a risparmiare. Sì, purtroppo soprattutto nel mercato a cui mi rivolgo io, cioè quello delle hot toys, che è un mercato sostanzialmente orientale, che guarda all'Occidente, all'Europa con schifo, praticamente posso dire, perché non ci calcolano nemmeno. E praticamente questo è praticamente fondamentale. Okay. Fondamentale se vuoi determinati pezzi, soprattutto di personaggi particolarmente importanti, bisogna per forza affacciarsi a quel mercato libero, accaparrarseli, se no. Ok. Ciao.
qui stavo pensando, io purtroppo, ripeto, ce n'ho due neuroni, sono ancora svegli tutti e due. Stavo pensando, mentre dicevi quella frase lì, siccome poche ore fa, proprio poche ore fa, ci siamo intrattenuti anche col carissimo Blade che salutiamo, no? Ciao Blade, ciao ragazzi, ciao a tutti. E mi viene in mente, se ci fosse Blade direbbe sì, una volta che hai capito come il camion fa il giro, sai anche dove intercettarlo. Vabbè. Prima, che poi noi scherziamo, questo qua quando diventa avvocato, la prima causa che ne fa la fa contro quelli che dicono queste cose. Poi S di Savona. Mussocima, Mussiamo, Savona. Ah beh, qua Sanpei andava a pesca. Olli tirava i rigori, Benji li parava. E Peppe invece? Peppe, che fa Peppe? No, parliamo di Peppe? sport quindi. Abbiamo già detto qualcosa più o meno, quindi. Peppe fa tanti sport, mi piace tanto, ho fatto tanto powerlifting, palestra, bodybuilding in generale. Ah, no, ecco, no, ok, perché quei due neuroni si sono un attimo congelati e ho detto che cazzo del mostro powerlifting? Ok. Allora, il powerlifting Che sforzo in palestra, si basa, no, si basa programma sulle intensivo. alzate fondamentali che sono squat, tacco e panca, e si cerca ovviamente di arrivare al Sì, massimale con una sola intensivo, alzata di esatto. Sì, alzare più chili possibili. Ok. quello che fa The Rock, per capirci. E più, no, The Rock è più sul bodybuilding. Vabbè, però il suo sistema di training è Sì, molto. vabbè, anche, coinvolge anche quello, sì. E poi, se no, al momento bodybuilding, cioè cerco di. Mi tengo in forma, faccio anche tanta corsa, insomma, cerco di alternare un po' il lavoro Ok, aerodinamico, aerobico yeah, è e anche da parte mia, grazie, ti ringrazio di questo. anaerobico. No, tra l'altro, mo te ne dico uno perché ti dimostro che non sto un addormentato, è quello che fa effettivamente power, perché grazie al cazzo, lo so che The Rock fa bodybuilding, si vede, grazie a un braccio che è due gambe mie, però no, Mark Wahlberg, ecco, lui fa powerlifting. Mark Wahlberg, sì, esatto, bravo. Tra l'altro fa pure quella cosa di pazza che dicono che serve di mettersi nella vasca d'acqua congelata. Sì, diciamo, sì, quello può servire per Sai che ispessire c'è la quella pelle. vasca d'acciaio fuori dalla casa, sempre con l'acqua freddissima, e lui fa questa roba che si butta dentro. Si Cazzo, devo fanno i dire che se i risultati sono quelli, appena divento miliardario, mi metto anch'io a fare sta roba. Vai. Ok, poi andiamo con la A. Ah beh. Altre case produttrici che ritieni valide e consiglieresti, oltre ad Altoids, sono? Sono TriZero, Soso Toys, Rocket Toys, Present Toys, diversi modelli. Ok. Ah, ce n'è E solo. questo parliamo sempre di 1 a 6, eh? Ah, ok, Poi siamo sempre nel dobbiamo settore tuo. spostarci su altri brand, ovviamente Lego è un'altra mia vecchia passione che ho dovuto sostituire purtroppo, però sì, ci sono diverse case molto valide, diciamo che Toys è diventato un po' commerciale ultimamente e ovviamente dimenticavo forse la più importante, Queen Studios, in Art, Ah, per ok. esempio. Quelli che hanno fatto Superman, Batman, adesso Gandalf di Narnia, insomma. Oh, Che ok. da Ma quelli un fanno scala più grande, no, sempre una 6, però fanno anche scale più grandi, bravo, perché fanno mezzi busti, fanno statue, fanno Ah, ecco cose. appunto, mi sembrava che mezzo busto grande, quindi io Sì, 1 a 2, 1 a non 4. è che seguo, però così ogni tanto qualcosa mi Certo, capita. poi sei informato comunque. Vai, allora. Andiamo, allora, Stiamo ambulando, andiamo. sai perché siamo stanchi? Ok. Allora, andiamo adesso con la B, dai, B di Bologna. Alla B, minchia. Ok. Questa è arrivata un po' presto. Ah no, vabbè.
Dai, basta con tutta questa serietà, facci ridere. Ecco. Facci ridere. Basta ora, ha detto. A quest'ora dopo la notte. Che cazzo c'è da ridere? Cazzo. È la domanda più difficile. Spero di farvi ridere dopo con le prossime domande, magari, no? Perché vabbè, non... ok, dai. Ma stiamo già ridendo come dei pazzi. No? Questo... vabbè, dai. Facciamo la V di Verona. Sì. Volesse il cielo che finisci la frase. Volesse il cielo che possa la mia famiglia rimanere in salute il più possibile. Ah, che bello questo, guarda. Sì. Bello. Non mi sono rimasti molto legami a livello familiare, giusto i miei genitori, mio fratello. Quindi comunque spero che... siccome hanno avuto diversi problemini, spero che comunque stiano il più a lungo possibile in salute. Ok, bene. Stiamo volando, proprio stiamo volando, vai. Poi facciamo la R di Roma, la mia lettera preferita. Qua. Visto che la R Moschia, diciamo, quella è la mia, proprio la lettera che mi ha segnato. Vabbè, ma non tanto, non è che io almeno non la percepisco tanto. Cioè, se senti parlare quelli di Parma, allora che c'erano la R, così, una cosa incredibile, mamma mia, quello è orrendo. Allora, rapporti umani non sono sempre facili ed è difficile che reggano a lungo e allo stesso modo. Quali sono, mi sa che l'hai accennata con la domanda di prima, quali sono quelli più lunghi e importanti per te? Quelli più lunghi e importanti sono senza dubbio appunto quelli della famiglia. Lunghi e importanti, però sempre con un occhio di riguardo alle amicizie, che nella mia vita sono state tante, ma sono state tantissime quelle che ho perso. E quindi bisogna sempre, appunto, secondo la mia opinione, sempre tenersi strette determinati rapporti, perché ci sono le amicizie, quelle vere, sono veramente molto poche, quindi quelle poche che percepiamo come tali dobbiamo tenerci le belle strette. Sono molto importanti in alcune cose, perché la famiglia non sempre riesce a capirti in tutte le situazioni. Sì, purtroppo sì. Poi sì, dimmi. La C di Como. Ecco, che era quella che non avevo fatto, ma la mia mente, ho detto, i due neuroni sono ancora svegli, e quindi la mia domanda con la C di oggi è: ma come cazzo ci vengono in mente le fa sta roba? Perché lo stiamo facendo? Non lo so. Ti è piaciuta questa? È stata bellissima. Dopo la notte, non lo so, tutte e due. Quando si dice l'improvvisazione. Bellissimo. Giustamente, ho detto all'inizio, ci sono domande anche stupide. Concedetemi oggi questa, ragazzi, dico a quelli che la vedono. Sì, ho risposto a quella di prima di farci ridere, alla fine stiamo ridendo lo stesso, quindi. Vedi? Poi... non lamentatevi, non che dopo qualcuno scrive ma non l'ha risposto a domanda. Poi la V, non mi ricordo se te l'ho detta, sì, la V. Sì, proprio Momo, vuole essere cielo. Quindi andiamo avanti, facciamo la Z, dai, togliamoci l'ultima. Ecco, allora, questa l'ho costruita un po' strana, però. Zuppa, se non lo è, allora è pan bagnato. Lo si dice di una cosa che viene presentata in modo diverso, restando sempre alla fine la stessa cosa. Se non è zuppa, è pan bagnato. Pan bagnato, certo. Sembra una moda attuale di parlare di varie cose diffusa oggi parecchio. Cosa ne pensi?
di parlare di varie cose, in che senso? Che molte persone vivono proprio questa cosa di se ne è zuppa e pan bagnato, cioè parlano di una cosa, ne intendono un'altra, o parlano della stessa cosa, la vogliono vendere come se fosse un'altra, ma alla fine fanno la stessa cosa dagli altri. Sì, esatto. Questa purtroppo è una cosa molto diffusa, appunto, come giustamente dici, ultimamente, perché siamo sempre più, appunto, sembra una banalità quello che sto dicendo, ma nel mondo social, nel mondo del marketing, in cui tutto si deve vendere, in cui tutto ha un prezzo, in cui tutto, appunto, è immagine, purtroppo spesso pur di, appunto, vendere o di fare si... anche magari non sapendo, non avendo determinate conoscenze di determinate cose, pur di vendere si parla di tutto e si fa finta che tutto sia bellissimo, che tutto sia fantastico, insomma, si pubblicizza e spesso si perde anche il valore della critica. Tante volte, proprio pur di, appunto, in un mondo determinato dall'immagine, dall'importanza dell'immagine, eccetera, tutto è bellissimo, tutto non si analizza più in modo oggettivo, non si analizzano più in modo oggettivo determinate cose, che siano appunto nel nostro ambito, o toys, per esempio. È difficile trovare qualche critico, appunto, che dica quali sono i difetti reali di un prodotto o altro, perché magari appunto soggetti a vendita di pubblicità e quant'altro. Quindi è sempre più... Vedi, quello che dicevo io, per rendere un po' più chiara, visto che, ripeto, mi sono accorto che era costruita anche questa in maniera un po' particolare come frase, ma per capirci intendo che quanti sono i cosiddetti guru, finti guru, no? Cioè, quelli che ti sembra che stanno presentandoti chissà che novità, chissà che roba nuova, in realtà stanno facendo la stessa cazzata di altre 50.000 persone prima di lui. Tu fai conto, appunto, Domenico, che io venendo dal mondo del fitness, e questa roba qui adesso è piena di tutto questo. Sì, gli integratori, le diete miracolose. Esatto. Invece non fanno altro che fare cose che faresti lo stesso con un bicchiere d'acqua, adesso te la sto esagerando, però capito, ti vendono chissà che cosa, ma in realtà è... Sì, ma poi soprattutto convinti e presentandosi come ah, questa cosa qui ce l'abbiamo solo noi, non l'ha mai fatta nessuno, poi vai a controllare la stessa merda di quell'altro. Esatto. Hai chiuso il cerchio perfettamente. No, ma era giusto per far capire il senso della domanda, se uno dice no, ma questo qua oggi si è fatto non solo 8 ore del lavoro, ma si è fatto qualcos'altro, invece no. Va bene, dove proseguiamo? Allora, proseguiamo con la F di Firenze. Eccola qua. Salutiamo tutti, se vedi che stanno passeggiando sull'Arno. Ciao Firenze. Forse, anzi, poi te la dico toscano, forse avrei fatto meglio, eh? Finisci la frase. Forse avrei fatto meglio, eh? Diverse cose, in realtà. Ne posso elencare più di una. Avrei fatto meglio a iniziare a fare arti marziali, appunto parlando di quello che, riallacciandomi alla domanda precedente, prima di quando ho cominciato. Sì, è sempre consigliabile. Forse avrei cambiato diverse cose, come ad esempio io ho girato tantissimo l'Italia, un po' per lavoro, un po' per necessità. E da una parte sono contento, da un'altra invece un po' me ne pento, perché comunque mi sono reso conto che mi sono perso tante cose nel corso del tempo, tante cose legate all'infanzia, tante cose legate a... Ho perso tanto, insomma, girando sempre non ho potuto legarmi particolarmente a determinate persone in un determinato luogo, quindi avrei fatto meglio a magari rimanere nelle Marche, se avessi avuto la possibilità, e forse anche avrei aperto prima un canale YouTube, questa è anche un'altra cosa di cui un po' mi pento, di aver iniziato tardi. Ne ha detto di cose qua, io una. Dai, lo sai come, vai. Ok, poi andiamo avanti. Una lettera straniera, dai, se no dopo ce la lasciamo sempre alla fine. Okay. Facciamo la doppia V. La doppia V, se vuoi la doppia V, allora è questa.
la ragazza non è lì, no? No, che, no, perché sennò qua ti potrebbe arrivare una scarpa. Wanda, Susan Storm o Jean Grey, con chi passeresti una notte indimenticabile? Wanda. Ah, subito. Ma aspetta, mi sorge un dubbio, ma stiamo riferendosi a Scarlett Johansson o siamo proprio Wanda perché il fumetto? Wanda. Ah, ok. Sì, okay. Senza paura proprio, senza dubbio. Ah no, poi non era Scarlett Johansson, era Scarlett, ma è la... oddio. Olsen. Brava, Elizabeth. Che è comunque tanta roba, cioè, bisogna farla. No. Poi andiamo con la... cercarte sto. Sto. Oh, esatto. Olin. Facciamo la D di Domodossola. Che sai che tra l'altro, adesso scherzi a parte, prima che facesse quel ruolo là, sai che non le davo più di tanto credito come bellezza femminile, ma lì è proprio stata devastante. Ma lì è esplosa completamente, cioè ha fatto un... Cioè è successo il contrario, le sorelle, sai, le sorelle giocelle, hanno fatto un... Non lo so, loro si sono un pochino, almeno per quanto mi riguarda, l'opinione mia, si sono un pochino imbruttite. Invece lei ha fatto un salto di qualità. Sì. Poi proprio perfetta per la parte, perfetta. Esatto. Poi bravissima attrice, secondo me, brava e tutto. Ha tanta espressività, cioè con poco, è un po' come alla Anthony Hopkins, con poco ma fa tanto il suo viso. Bravo. La D, eravamo. Sì. Decidere di collezionare action figure. Da dove nasce la cosa e perché una sola determinata categoria marchio ti sei scelto? Allora, l'action figures, diciamo che da quando ero più piccolo, ovviamente come tanti di noi, sempre stato affezionato alle action figures, cioè toccare con mano un personaggio è un'emozione che penso che avremo più o meno tutti quelli che ascolteranno anche questo canale, questa intervista, diciamo, avranno provato almeno una volta l'avere una replica del proprio personaggio preferito in mano, poterci giocare e tutto quando eravamo più piccoli, era già un'emozione grande. Poi da lì al salto per quanto riguarda le 1 a 6 è stata una cosa un po' particolare, perché poi ovviamente il collezionismo è passato a diventare dal gioco, ovviamente in età adulta per quanto mi riguarda è stato più appunto un collezionismo di tipo maturo, di tipo un po' più adulto, quindi ho puntato di più al realismo. Il realismo che le 1 a 6 sono state il giusto compromesso tra avere una action figure, quindi di una dimensione massima di 30 cm, 30-33 cm, con il giusto realismo, compromesso quindi fra un gioco e una replica, magari come potrebbe essere statue e quant'altro, quindi il giusto compromesso sia in termini di spazio che di realismo. Quindi poi, una volta provata la prima, come per tante cose, si prova la prima e poi non si molla più, se ci dà una determinata emozione, un determinato... Ma stiamo ancora parlando di action figure, no? Perché messa così sembrava... perché l'amore è quello... E quindi, niente, poi mi sono dedicato alle 1 a 6, sia perché sono un po'... ho un'ossessione, cioè io mischiare le collezioni per me è una cosa che non esiste, per come riguarda, cioè avere delle diverse scale, per esempio, è una cosa che mi disturba proprio, e quindi ho deciso di andare, di mantenere comunque la stessa scala per tutta la collezione. E poi appunto dose di realismo con un misto fra il gioco e il realismo, che per me è fantastico, quindi rimango un pochino bambino ancora, che come tutti dovremmo fare, ma in modo un po' più maturo, insomma, collezionando roba un po' più seria, tra virgolette. Ok, che tra l'altro starà che la mia reazione per stare sveglio, ma mi veniva in mente quando mi viene in mente da dirti adesso, vabbè, ma se è un problema di scale, piglia l'ascensore, no? C'hai ragione.
Abbiamo sulla Y, ti sto facendo rimbalzare a te avanti e dietro con l'alfabeto. No, vabbè, allora, così mi mette la prova, ok, ci sto. Allora, qua la pronuncia la improvviso perché non so, penso che vada da letto. U2's è un produttrice di action figure molto buffe. La conosci? E se sì, che ne pensi? U2's? No. Esatto. No, non la conosco. Guarda, vai a cercarla, adesso io non c'ho sotto mano, perché praticamente fa tipo delle, come posso chiamarti, un misto tra mini doll, sì, action figure, ma che sembrano caricature allo tempo stesso, ma fighe, esattamente. Le sto vedendo adesso, U2's, belline però, molto carine. Sono fuoce, sono forti a modo loro. Un misto tra action figure e quella nuova linea dei Funko Pop che non sono più fatti. Con queste forme caricaturali, con queste teste un po' più grandi, molto carine, sì. Molto carine, sì. È una roba che quando l'ho visto, cioè, che è sta roba? Poi andiamo avanti con la P di Palermo, o di Peppe. Venga, Palermo. Palermo. E qua, perché non te ne vai a te le tue domande? Dillo che stai pensando. Perché non te ne vai a tu e le tue domande, Domenico? No, non te l'aspettavi questa, perché tutti ti rispondono sempre no ma ci mancherebbe. È arrivato quel momento, vedete, nonostante che ho messo la frase scongiuro, niente, hai visto, peccata. Quindi fermiamo qua. No assolutamente, ormai ok, divisce. Andiamo avanti con la Napoli. Napoli, ok. E mi sembra che non te l'ho detto prima. Nel mio cassetto dei sogni, sì, non metto più nulla da un sacco di tempo. Non c'è più spazio, ci sono pochi sogni perché troppo grandi. Bella domanda. Allora, ci sono pochi sogni perché troppo grandi. Ah, ok. Ok, sì, diciamo che per tanti motivi purtroppo i sogni che ho avuto anche quando ero più giovane, insomma, sognavo sempre in grande, un po' per colpa mia, un po' per chiamiamolo destino, per quello che è, insomma, non so, ma ci sono arrivato magari a toccare con un dito la vetta, però poi per qualcosina non sono mai riuscito a raggiungerli. E quindi comunque continuo, alcuni, una parte di quelli almeno, continuo a sperarci, ma sono sogni abbastanza grandi, come ad esempio appunto quello delle arti marziali, chissà se un giorno non possa appunto riprendere. Professional? Sì? Sì. Ah, ok. Cioè tu veramente avresti voglia proprio di andare nel ottagono e farti vedere da tutti che meni come un toro, ok? Ora sono vecchio, diciamo, a 34 anni sono vecchio purtroppo, però quello era un sogno che purtroppo per cose, motivi legati al lavoro soprattutto, che a volte maledico, però mi dà da mangiare, quindi mai sputare nel piatto in cui si mangia. Mm. Però quello, diciamo, che mi ha tolto tanto proprio nel corso della vita, quindi magari raggiungevo un obiettivo, ero lì per raggiungerlo, no, via, perché causa lavoro devi spostarti da quest'altra parte, e quindi ecco, quello sì, quindi i sogni sono rimasti sempre quelli. Questo di YouTube per esempio te lo posso mettere tranquillamente nella categoria sogni. Molto difficile da realizzare, però ci lavoriamo, vediamo fin dove si può arrivare. Comunque già dei bei traguardi sono stati raggiunti, non tanto dal punto di vista dei numeri, ma più dal punto di vista personale, come ti dicevo appunto all'inizio, il combattere la vergogna. Cioè io prima una cosa del genere, come stiamo facendo adesso, col pensiero che poi tante persone potranno vedere me mentre parlo, mentre mi dico le mie cose personali, prima non sarebbe mai stato possibile. Infatti ti ringrazio anche per questo, proprio perché per me non è facile, insomma. E parlando di arti marziali, io posso dire che ecco, a me dispiace, è dispiaciuto al suo tempo quando poi, ok, per strada ho riprovato quando mi riusciva di riavvicinarmi, però quando mollai
ufficialmente il Kung Fu e poi non lo potevi più seguire, anche tra gli altri motivi perché venni poi in Germania, no? Sì. Però diciamo al tempo dell'infanzia, quando iniziai, mi era dispiaciuto tanto perché una cosa che secondo me mi sarebbe riuscita bene sarebbe stato fare tutto il cammino fino a istruttore e eventualmente maestro, perché mi piaceva proprio, ma penso che si intuisce, mi piace proprio condividere ciò che uno impara, no, con gli altri, quindi quella è una cosa che un po' mi è dispiaciuta, mi sarebbe piaciuto come sogno. Conoscendoti quel poco che ti conosco, diciamo, vedendoti come ti esprimi, come a volte appunto mostri le tue conoscenze, la tua cultura generale anche, no? Io adesso la cosa delle arti marziali non la conosco, la tua parte marziale, però comunque ti dico che secondo me saresti stato appunto molto bravo, perché comunque riesci a trasmettere, riesci a... Vabbè, ormai ad insegnare, diciamo. Vabbè. Ormai mi limiterò a fare, quando se capiterà l'occasione, di come faceva il grande Miyagi-san, e dirò dai la cera, togli la cera. Esatto. Andiamo avanti con l'H, l'abbiamo fatta? No, certo che no. Ok, H di Hotel. Secondo te sotto l'H che ci potrà mai essere? Sotto l'H hai mai? Una domanda del genere. Più vicino a te. Sotto l'H, più vicino a me. Hot Toys. Giustamente. Hot Toys con Hot Price. Cosa ne pensi della questione prezzi in relazione alla qualità? Allora, qui è una domanda anche questa molto bella e importante. Allora, i prezzi sono alti, più alti del dovuto, però non sono uno di quelli, perché capisco cosa ci sia dietro, capisco il lavoro che c'è dietro, anche perché stiamo parlando di prodotti che vengono dipinti anche a mano, c'è comunque, ci sono delle persone che ci lavorano tanto. Ma le Hot Toys, siamo sicuri che è veramente così? Sono dipinti a mano? Sì. Sì. E quindi... Beh, allora, dai, diciamo che, insomma, gran lavoro, Ti dico, i prezzi sono molto alti e su questo non c'è dubbio. Però, appunto, in relazione al lavoro che c'è dietro, sono, diciamo, giustificati. Ecco, probabilmente noi abbiamo dei prezzi maggiorati, che comunque, come dicevo anche in apertura, il mercato europeo non viene molto considerato da parte dell'azienda e di Hong Kong, e quindi ovviamente aumentano ancora di più. Però diciamo che, per rimanere in linea, probabilmente se avessimo dei prodotti a, diciamo, un centinaio di euro in meno, saremmo proprio nel, diciamo, il prodotto perfetto come qualità prezzo, insomma, sarebbe accessibile a molte più persone e sarebbe un hobby che si potrebbe diffondere molto di più di quello che è adesso. Oh, scusa, se tu mi dici che è sicura questa cosa del dipinto a mano, e sì, non sono limitate la maggior parte delle volte, no? Sì. Le Hot Toys non sono limitate. Ce ne sono molte limitate. Tendenzialmente no, la maggior parte no. Però producono in base a quanti preordini ci sono, nella maggior parte dei casi. Ah, ok. A volte ci può essere un esubero, però non sono limitate, nel senso, arrivano 10.000 preordini, loro fanno 10.000 pezzi. Ecco perché. Ecco, però io penso, quanta gente ci deve essere a dipingere ste cazzo allo stesso livello? Ci sono, sì, ci sono. Perché una persona sola, se gli arriva 10.000 ordini, se spara, cioè. Però ci sono diversi, adesso tu sicuramente mi insegnerai, perché io non sono molto esperto in. Nel fatto di dipingere, insomma, miniature, statue e quant'altro, però utilizzano diverse tecniche, per cui velocizzano molto il processo. Non so se utilizzano, sì, però lo stesso, cioè, vuol dire, se fossero modelli più grandi, per dire, magari. Io parlo dipinti a mano, soprattutto io parlo del viso, dei visi, non tutto il body. Il body viene, credo, venga stampato. Ah, così, ok. Soprattutto se
Le parti anatomiche scoperte, diciamo. Esatto, le parti scoperte hanno una maggiore cura, accessori, quindi mani, magari piedi, dipende. Esatto, ok, di allora ci sta. Perché tutto il modello sarebbe impossibile, te lo garantisco. Devi avere un esercito di persone o 100.000 cloni dello stesso di pittore, perché lo stesso livello è difficile. No, lo stesso, infatti, ci sono degli artisti che fanno solo quello, che fanno solo gli head sculpt, magari, poi alcuni che fanno altre cose. Infatti, il custom, adesso uscendo un attimino dal Hot Toys, proprio come azienda, ci sono molti che realizzano figure custom. Quelle customizzate, appunto, non solo sono degli artisti, appunto, che non solo vanno a dipingerle, ma anche a creare parti aggiuntive, magari con delle... materiale, cioè quindi c'è sia la scultura che la verniciatura, e lì appunto è un lavoro ancora maggiore che richiede ancora maggiore tempo e maggiore dedizione e ovviamente un maggior costo, e lì però si parla di pochi pezzi, quindi come dici tu giustamente c'è diversa gente dietro. No, perché guarda che cioè se fossero modelli molto più grandi, magari uno dice puoi risparmiare tempo, perché chi li dipinge, anche se sono, metti 3.000 pezzi, con l'aerografo ci mette meno tempo che non col pennello. Però se tu adesso teoricamente metti 3.000 pezzi e fosse stato tutto da dipingere a mano, è porca troia. Cioè. No, perché tanto comunque sia ci sono dei body preimpostati. Beh, quelli vengono prodotti in serie, purtroppo, per fortuna, purtroppo magari... No, è l'unico modo, perché sennò... Certo, anche noi collezionisti vorremmo un body adatto ad ogni personaggio, ovviamente, ma non può essere ovviamente così. Quindi sono più o meno preimpostati con le giuste proporzioni e poi si va a lavorare tutto il resto, insomma, dai tessuti. Poi ragazzi, basta con tutte queste comodità, noi veniamo dai big gym che facevano di tutto. Esatto. Poi andiamo avanti con la Q di quadro, che mi sembra che non l'ho detta. No. Beh. Quali consigli daresti a chi volesse iniziare a collezionare Hot Toys? Speravo che me lo chiedessi. Allora, il consiglio che posso dare, visto appunto collegandoci perfettamente alla domanda che mi hai appena fatto del prezzo, che solitamente è la cosa che spaventa di più. Quindi, così come ho fatto io, consiglio di andarsi a recuperare un personaggio, magari che costi poco, che ovviamente ci deve piacere, che ci si trovano molti personaggi, magari hanno fatto in esubero come pezzi, quindi magari dopo un anno, due anni, tre anni dall'uscita li possiamo trovare anche con un prezzo molto inferiore. Quindi accaparrarsi uno di quei pezzi, che purtroppo stiamo parlando comunque sia di 200 euro, 250, non è uno scherzo, però quindi prendiamo un pezzo, si prenda uno un pezzo di quelli e tastiamo con mano appunto com'è. Questo è il primo consiglio. Sentire quali sensazioni dà un pezzo, cioè averlo in mano, scartarlo, fare l'unboxing, vederlo in mano è la prima cosa. Se questa cosa ci piace, allora continuare a collezionare sempre con moderazione, perché ripeto, è roba che costa, però farsi, diciamo, se poi si decide di continuare, farsi una sorta di piano, cioè colleziono, mi piace la Marvel, ho preso uno Spider-Man, per esempio, come primo pezzo, mi è piaciuto tantissimo, facciamo solo doll della Marvel, perché poi potrebbe sfuggire di mano, perché se ci piace tanto questa cosa, che ci dà una sensazione appunto particolare, potremmo essere tentati di volerle prendere tutte. Quindi cercare comunque con moderazione, perché appunto è roba che costa. Però questo è il primo consiglio, bisogna provare, bisogna avere in mano una doll che costi poco. Parliamo ancora di action figure, no? Perché bisogna avere in mano una doll, prendere il pezzo, spacchettarlo, fare l'unboxing. Cioè, siamo andati in dimensioni pericolose.
Sì, io... con 250 euro vi è anche un bel pezzo di dollaro, cioè... Un bel pezzo di dollaro, esatto. Però sì, questa è la prima cosa, secondo me. Ok. Perché, dimmi. No, no, finisci, finisci. C'è una cosa qua, uno dei due che si agita. No, perché dico, è molto importante non partire a bomba, perché vedo anche tanta gente, purtroppo, che viene tentata e prende e preordina tutto. Siccome funziona molto con i preordini, quello è uno sbaglio che si fa, si preordinano 20-30 doll, tanto esce per 2 anni, tanto esce... Sì, ma per il pagamento però... Poi esatto, poi quando arriva il momento di pagarle si va in crisi, quindi io consiglio sempre di partire piano, prenderne una, vedere com'è, ci piace, siamo in grado di collezionare, diamoci un limite e cominciamo. Ottimo. Prego, Donna, scusami. No, 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 anche perché? No, semplicemente che uno dei due diceva all'altro, digli a Peppe, fai lo spoiler, hai sentito me, parlando di Spider-Man, mo perché... Hai sentito l'ultima bomba su Spider-Man? Di Spider-Noir? Bravo! Sì, l'ho sentita. Con Nicolas Cage. Cioè, ma stiamo impazzendo! Già vestito di Superman era una cosa che non si può dire. Esatto, infatti, allora io quando mi hanno detto Spider-Noir, ho detto fighissimo, a me Spider-Noir. Esatto, poi ho detto l'attore, cazzo, no! Poi è uscita subito dopo la notizia di Nicolas Cage interpretato. Cosa? Ma quello che ha fatto con Superman non è bastato. Vabbè, vedremo, magari ci sorprenderà, però secondo me... per carità. Però devo dire che sai che quella scena di Superman, tutto sommato, aveva un suo perché. Cioè, nell'ottica dei mondi paralleli, non è che stava proprio da schifo, No, no, però, ecco... Era un po' la versione Superman sfigato, perché... Una faccia triste così nell'universo spiegato. Allora, che tra l'altro, se ti ricordi, no, non ce la faccio. Tra l'altro, se ti ricordi la scena, no, lo vedi un attimo così in lontananza che si erge, no, che giusto per essere inquadrato di lato, no, e poi si gira verso sto mostriciattolo, no, quasi vuol dire cazzo, guarda cosa mi tocca combattere, mo, chissà che ce la faccio. Allora, l'ero detta, l'ome, non mi ricordo. Mo lo scopriamo, aspetta, perché... E mo lo scopriamo. Sì, era essere sportivi, sì, sì. Ok, te l'ho detta, la G, allora. Per forza, una di queste sarà. Qua, vediamo, guardandoti così, adesso, ma non solo adesso, mi sa che ti garbano i piercing. Quindi, no, quando hai iniziato e perché, e soprattutto, adesso non è che voglio sapere dove, come, quando, perché non fraintendiamo, non ho certi interessi, ma ne hai altri oltre a quelli che si vedono? No, allora, questi che ho sono orecchini che ho cominciato a fare quando ero piccolo, cioè a 15 anni, diciamo, 15-16 anni. Però anche l'orecchino ormai, in chat, quando diventa più di uno, viene denominato anche piercing, no? Sì, sì, sì. Però, ecco, ho fatto i primi due, uno a sinistra, uno a destra, appunto avevo 15-16 anni, più o meno. Poi mi piaceva il doppio, quindi ho continuato. Questo, il settimo, invece, è qualcosa che è abbastanza recente, un paio d'anni fa. E l'ho fatto su... consiglio della mia ragazza che le piaceva, a me alla fine era indifferente, quindi alla fine ho deciso di farlo un po' per accontentare lei, ma poi alla fine appunto è piaciuto anche a me, quindi ho deciso di tenerlo. E non posso dire che è una passione, cioè mi sono sempre visto in questo modo, anche se poi quando sono partito per il militare l'ho praticamente rimossi completamente. Per praticamente 3 anni, 2 anni e mezzo, non l'ho più indossati. No. Però poi, ecco, non so, una scelta stilistica, adesso non mi ci vedo più senza, praticamente. Non ti so dire, non ti so dare un motivo, insomma, però sì, mi piace. Ma... le altre parti del corpo non ne ho, solo questi. Ma
però di la verità, il sectum originale non era questo, ma era l'anello, così lei tipo da tirare come... così che non te perdeva. Curva lei, capito? Che teneva il guinzaglio. Ok. Poi andiamo avanti con la L di Livorno. No, l'ho già detta L di Livorno. Bravo. Quindi la I di Imola, che credo manchi. Fatta. Aspetta che ti fa un recap veloce, che siamo andati così veloce che ne abbiamo fatte tante, per cui non ti capisco. Allora, ci manca I lunga K, O, T, U, X. Ok, vai con la X. Qui ci ho messo un sacco di tempo. Immagino, infatti, tanto di cappello, come stai trovando le domande. No, solo per la X è la più bastarda sempre, perché se tu guardi sul vocabolario le parole saranno una quindicina, 20 forse, ma la metà più o meno sono solo slitterazioni derivate di una parola, no? Certo, tipo xero, xerofilia, xerofolo, no? Certo. X è la forma detta della croce di Sant'Andrea ed è anche il segnale stradale di pericolo di un binario ferroviario che incrocia una strada. Tra l'altro, se ti ricordi, con la guida esiste anche la doppia, no? Sì, esatto. Esatto. E indica il dover dare la precedenza, perché sennò sono cazzi due, tra l'altro. Esatto, è meglio. Tu, quando senti un pericolo, sì, o in generale nella tua vita anche senza pericolo, a cosa o a chi dai la precedenza? Bella. Allora, tendo, quando c'è un pericolo, dipende dal tipo di pericolo, se coinvolge un familiare o la mia ragazza, quello che è, tendo ad essere molto protettivo, quindi do la precedenza a quello, quindi a salvaguardare famiglia e affetti. Poi, ovviamente, se cioè, dipende appunto dal tipo di pericolo. Come posso dire? Ovviamente, se devo salvarmi la pelle, penso anche a me dopo degli altri. Faccio quotidianamente un'attività, e ho fatto in passato, che mi mette spesso in pericolo e mi mette in condizione appunto di dover proteggere determinate persone. Quindi diciamo che sono cresciuto e sono maturato con quest'idea di proteggere gli altri, chi mi circonda, e poi me. Quindi se devo dare la precedenza, diciamo che sono addestrato, è il termine giusto per fare questo, quindi per proteggere gli altri, per dare la precedenza agli altri. Scusa, questa... tu non facevi i turni, che fai? A buona polizia fa anche i turni. Eh sì. Ma sei poliziotto, indovinato, no? Sì. No! Sì. Cazzo, ma sono troppo forte io! Dai, due neuroni qua funzionano, sono attivi. Sì. Ah dai! Magari che ti ci vedrei, penso. Ho fatto diverse cose un po' particolari, sì. Ah, ok. Ah, sei nella polizia. Di Star. Ok. Vabbè, dai, proseguiamo. T'ho scioccato. No. Più che altro stavo pensando se avevo detto qualcosa di compromettente. Assolutamente no, perché qua comincia a essere seria cosa, soprattutto alla luce della chiacchierata fatta poche ore fa, cioè senza saperlo, cioè sapendo in parte, se vuoi l'avvocato e il poliziotto, cioè cazzo, sono, diciamo che tendo molto a distinguere quella che è la vita privata da quello che faccio, cioè io dico sempre che non sono quello che faccio, lo faccio e basta, poi sono tutt'altro. Questa è una distinzione molto importante che spesso nel mio ambito si fa fatica a fare. Ok,
Poi, quindi andiamo avanti con la lettera, abbiamo detto la T di Torino, mi sembra che manca. Esatto. Tenere la propria collezione così ordinata e pulita, quanto tempo, sacrificio e risorse richiede? Allora, Hai detto no, dopo basta avere la fidanzata, ha fatto tutto lei. magari una volta dove adesso Detto purtroppo finché erano 10, alla decima ha detto mutarangi. basta. Allora, diciamo che mi sono ingegnato per far sì che la manutenzione e la pulizia debba ridursi veramente al minimo. Quindi ho creato queste teche, non sono altro che billi di Ikea, però con un No, sistema. scusa, cioè, con tutto rispetto per la divisa che non indossi, stavo, ma hai creato che quelle su IKEA. Grazie. Però le ho rese antipolvere con Ah, ok. sistema di guarnizioni, eccetera. Quindi praticamente, per fortuna, almeno a livello di pulizia, è veramente minima. Cioè, sono riuscito a non renderlo una schiavitù. Quello è stata un'altra cosa che, appunto, tornando a una domanda che mi hai fatto in precedenza, cioè i consigli da dare all'inizio per chi inizia, pensare anche a quello. Alla Perché, conservazione, esatto, perché Hot Toys, almeno se ci tieni, poi magari, cioè, chi non gliene frega niente, colleziona, magari le tiene esposte, o magari un fumatore, cioè, chi non gliene frega in collezione, basta. Però se si vuole fare in un determinato modo, va fatto bene. Quindi, che ne so, bisogna proteggere i tessuti, perché con il tempo, soprattutto la pelle, finta ovviamente, perché non è pelle vera, si potrebbe rovinare. si O... spera che non sia pelle vera. Esatto, si spera, però la pelle oppure la luce solare, il fumo, la polvere sono tutte cose che questo tipo di collezione vanno a rovinarla dopo qualche anno. Quindi cerco sempre di preservarla il più possibile. Anche adesso, appunto, in questa stanza è un po' buia, ci sono le luci, ok, però è buia proprio per far sì che la luce solare non vada ad intaccare le donne, ok? Quindi mi sono ingegnato appunto per cercare di ridurre al minimo quella che è l'umidità, la manutenzione, eccetera. E quindi ti posso dire, rispondendo in soldoni, veramente poco tempo. Quindi ovviamente una spolverata esterna, un controllo interno che faccio periodicamente, però veramente poco, grazie a questa cosa qui che sono riuscito a fare. Ed è stato uno dei motivi per cui mi sono deciso a continuare la collezione, perché secondo me nel momento in cui diventa schiavitù, e per me che sono un ossessivo compulsivo, cioè per me vedere una doll andare a stare lì a deteriorarsi, a prendere polvere, eccetera, è una cosa che non sopporterei. E quindi lì è stato, ok, o trovo un modo per collezionare senza che diventi una schiavitù, senza dover stare lì ogni giorno a pulire, a fare, oppure non colleziono, per come sono fatto io. E quindi, soprattutto con le Lego, appunto, che pulirle è un disastro. Quando collezionavo Lego, ho cominciato ad No, si adattare dice che basta mettere acqua e sapone. magari. E quindi, niente, ho cominciato, quindi l'ho ridotto al minimo, e credo che sia una cosa che debbano fare un po' tutti per far sì E che tu. comunque, secondo me, non me la dai a bere, mo che mi ha detto qualcosa da, secondo me non sono solo antipolvere, sono anche antiproiettili. Antiproiettile, magari. Poi, allora, la cappa di chilo. Allora, Craven arriverà presto al cinema. Se uscisse la sua Hot Toys, entrerebbe a far parte della tua wishlist? Della mia wishlist, sicuro. La Sicuro. collezione non so, però è della wishlist. La wishlist, la mia wishlist è enorme. Cioè, se avessi le possibilità veramente sia di spazio sia di economiche, ovviamente io veramente sono dei prodotti che prenderei praticamente tutti, indipendentemente bello o brutto, cioè, che mi piace veramente tanto averli tra le mani, ma
giocarci, nel senso di toccarli, di fare delle prove, cambiare i vestiti, è una cosa proprio che mi piace, mi appassiona tanto. Poi tra lì tu fai conto che dall'inizio del 2024 più o meno alla fine del 2000, alla metà del 2025 ho in programma 40 preordini. La Madonna. $40, esatto. Quindi ecco, cioè, diciamo, quindi di roba già annunciata. Di roba già annunciata, sì. La Madonna. Sì, ma quanta roba in preavviso già. Perché per esempio Toys, purtroppo Toys anche le altre aziende lavorano, sì, no, però è vero che fanno a volte dei preordini annali proprio, cioè all'anno successivo. Che proprio stamattina per esempio mi ha scritto un ragazzo, mi ha detto: quando ti arriverà Mace Windu di Star Wars? Sì. E io ho detto: guarda, dipende da Toys quando si decide a rilasciarlo, perché il preordine è stato fatto praticamente un anno, mi sembra ad agosto 2023. Minchia, capito? Quindi ecco, ci vuole del tempo, e quindi tu devi pensare sempre in prospettiva futura allo spazio che hai a disposizione, che prima o poi termina. Tutto questo, insomma, scusa, mi sto dilungando per dirti: nella wishlist entrerebbe sicuro, nella collezione dipende da appunto quanta roba c'è. Quindi devi cominciare dopo un certo punto a dire questo sì e questo no. Però sarebbe una Hot Toys fighissima, perché la parte della pelliccia, le cinture, l'arma, i muscoli, cioè è un personaggio, esatto, che si presta. Esatto, sarebbe veramente bello come personaggio. Poi da quel poco che so io mi sembra che non c'è nessuna action figure di Kraven, tranne forse quelle classiche Marvel Legend o roba simile. In 1 a 6 che mi risulti no, però in Marvel Legends e altre scale un po' più piccoline c'è qualcosa. Ora, no, Marvel Legends sicuro, non so se c'è qualcos'altro anche di Mezco, Diamond Select, queste aziende, okay, qui. Che anche male non sono, dai. Però... No, assolutamente. Rapporto qualità. Allora, poi ci abbiamo quindi la O, la U e la J, e abbiamo fatto, cazzo, abbiamo finito. Facciamo la J, che è un po' particolare, dai, facciamo la J. Jukebox. Sì. Quali canzoni non possono mancare nel tuo personale jukebox? Allora, più che canzoni, Dome, se ti posso dare gli stili, più che altro, i gruppi, perché io... Okay. Spazio talmente tanto che non ti posso dire una canzone specifica. Cioè. Allora, io sono ascoltatore rock, metal, heavy metal. Principalmente vado dai Manowar, ai Queen, ai Motorhead, ai Guns N' Roses. Proprio classiconi. Pantera, sì. Sono molto... Gruppi un po' più di nicchia, ad esempio ci sono gli Stem... Ascolto, non so se conosci, però insomma, diversa roba. Però diciamo che le colonne sonore della mia vita sono queste. Okay. Ho anche dei tatuaggi dedicati, diciamo, ai gruppi, okay, Motorhead, molto Motorhead, Iron Maiden, Metallica, grande, mi piace tantissimo. Ah, hai detto Iron Maiden? Quindi ecco questo, grande ascoltatore di, ovviamente ultimamente ho poco tempo di dedicarmi all'ascolto, cioè quella classica mezz'oretta in cui ti metti sul divano, ti ascolti la musica, non lo sto facendo più purtroppo, però ascolto molto mentre sono in macchina, quindi classico radio, radio freccia, insomma, anche se questa roba la diffondono poco, però ascolta, diciamo lo stile, il genere è quello lì. Ok, bene, quindi aspetta che segno che questa l'abbiamo fatta, che sennò sì, la rifaccio doppia. Poi facciamo la O. La A, bene, ce ne sono rimaste due vocali, ragazzi, la O e la U. Okay. La O e la U, esatto. E mi sa che poi abbiamo fatto tutto, ma è incredibile, siamo stati... Ok, nel frattempo abbiamo superato... Ok. Allora, la O. Oltre le tue figures, cos'altro senti che ti possa definire nerd?
Un sacco di cose. Allora, oltre alle figure, la passione in generale per Marvel, DC, tutto questo, per tutto quello che è l'ambiente nerd. L'interesse verso qualsiasi forma, facendo parte anche dei collezionisti anonimi, comunque sia, mi piace molto quando purtroppo non posso essere in live. Mi piace recuperarla per vedere appunto cosa ha da mostrare Domenico, tutto quello che è quest'ambiente. Quindi sono molto interessato sempre a qualsiasi forma di collezionismo e quello che appunto viene definito nerd. Quindi appunto da oltre a Marvel, DC, anche gli anime. Mi piacciono molto gli anime, sono un grande appassionato di Naruto, Dragon Ball, Demon Slayer, tutto ciò che... Insomma, spazio un pochino a 360 gradi in questo ambiente qui. Però la collezione è dedicata solo a determinati brand, proprio per, come ti dicevo in apertura, per non Ti rischiare dirò di... una cosa sconvolgente: pensa che io non ho mai visto neanche una puntata intera di Naruto, mai. Lo so, purtroppo è una cosa che c'è in tanti. Anche io, tu fa conto che Naruto da piccolo lo schifavo. Cioè, nel Ecco. senso, quando era il periodo giusto di vederlo, io sono cresciuto con Kenshiro, sono cresciuto con, appunto, però quindi tutto, anche con Dragon Ball, ovviamente, quindi quando ero praticamente ai superiori, donne, mi sembra, in secondo o terzo superiore, quando trasmettevano Naruto in televisione, su Italia 1. Esatto. Tutti ne parlavano, tutti erano così, erano super, diciamo, ispirati da Naruto. Io invece lo mettevo sempre in secondo piano perché mi sembrava una cosa appunto da bambini. Dopo, però, l'ho ripreso dopo, e ti sto parlando di qualche anno fa, quindi ero bello grande già, forse avevo 20, 26, 27 anni, e niente, mi sono innamorato. Perché oltre a vari insegnamenti, insomma, è proprio bello da tantissimi punti di vista. L'ho visto praticamente tutto questa è la terza volta, credo, che Ah, l'avevo guardato. ok, va bene. Ah, E manca solo... Dimmi, scusa. stavo... No, 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 purtroppo quelli non dormono, quindi... no, stavo pensando, mi viene da sorridere. Mi sa che dovremmo cambiare nome a sto programma, perché ormai non siamo mica tanto più anonimi come collezionisti. Esatto, Cioè, siamo tutti ormai conosciuti. sanno tutti i cazzi di tutti, cioè, no, non so. Anzi, io do pure la mano qua. Esatto, a diffondere. E tra l'altro, parlando di collezioni, mi sto accorgendo che parlando di figure e di nerd, no? Sì. Collezioniamo tante figure nerd. Bravo. Ok, l'ultima è seria, perché facciamo i seri, questo è un contenuto serio. Sì. Un'assicurazione. Guardando quello che hai in casa, tra vetrine e pezzi, mi sa che è d'obbligo. Ce l'hai? La consigli? Parlando di consigli. L'assicurazione so le mani, se entra qualcuno, mani. Quella è la Ah, mia ok. assicurazione. No, sto scherzando. No, però ci vorrebbe, sì, ci vorrebbe. Beh, Ci guarda, vorrebbe. io adesso ti sconvolgerò, però sono effettivamente stato convinto perché alla fine, vabbè, erano neanche 7 euro, mi sembra, al mese, no? Sì. Sì. E me l'ha presentata bene, poi non l'ho ancora testata perché volevo un po' approfittarne, ma poi ho cambiato idea. Insomma, io c'ho, come te, però diversamente meno ordinate da te e meno nuove di te, c'ho 9 vetrine piene dei modellini, 9. Quindi sembra di stare in una sala da museo, no? Perché l'ho messa così, a quadrato. Quando entri dentro, la prima stanza, che sarebbe il soggiorno, cosiddetto, no? Sì. Vicino alla cucina, ci sono Ah, tutte queste... penso di aver visto qualcosa, Dom, su quei Esatto, vinili. Sì, agli inizi. esatto. Ho fatto fare il giro, no, che spiegavo, una mi è cascata mezza in testa, tra l'altro. E
mi ha convinto l'assicuratore di passaggio, no, a fare effettivamente l'assicurazione sui vetri di tutta la casa, perché rientra anche le vetrine, e idealmente se spacca una vetrina me la ripagano per intera. Tenendo conto che le mie erano l'80% tutte second hand, come si dice, e dopo l'esperienza che una portella mi era quasi arrivata in testa quella volta, ho detto: sai che c'è, la posso usare sta cosa, dico, mi si è rotta e mi rifaccio la vetrina. Quindi io ce l'ho l'assicurazione, al di là, per assurdo. Però nel frattempo invece ho cambiato idea, nel senso che, e qua ti sconvolgerò, ho deciso che voglio, per quanto sia bellissimo, ma per motivi di, appunto, sono tutte, la maggior parte second hand, quindi cominciano ad avere dei problemi. La pulizia, che non riesco più a starci dietro, perché io sono da solo, quindi certo, un po' la voglia, un po' gli impegni, un po' YouTube, il tempo è quello che è, quindi faccio fatica a stargli dietro alla pulizia. È un po' per spazio, perché ormai la casa è quello che è, cioè, a meno che non metto a scavare sottoterra e faccio il bunker. Però ho deciso di togliere pian pianino tutte le vetrine e le sostituirò con i box trasparenti portaoggetti, quelli di plastica con le ruote, che sono anche impalabili, perché voglio fare allo stesso tempo che diventa non solo la esposizione, perché comunque si vede essendo trasparente quello che c'è, ma poi voglio mettere il fondo con la foglia incollabile di metallo e calamite sotto i modelli miei, quindi diventa allo stesso modo una forma di esposizione, ma tu praticamente nella larghezza di una vetrina li impali tutti insieme e c'hai sei vetrine, no? Okay. Sì. E mi fa anche da mezzo di trasporto oltre che di conservazione, e chiuse lì non entrerà mai polvere, e quindi sì, è un'idea, una bella idea. Se ti serve, se ti serve spostarle anche eccetera, ma soprattutto perché io ripeto sempre, io con i modelli miei, per quanto possano essere belli, c'è gioco, sempre meno purtroppo per motivi di spazio e di tempo mio e di chi deve giocare con me, però io li devo spostare, ogni volta spostarli significa rischiare che si rompono. Certo, io poi, tu lo sai, te l'ho detto una volta, io collezionavo, cioè dipingevo anch'io ormai anni fa, quindi so di cosa, sì. Io ero un grande patito degli eserciti del caos, avevo bestie del caos e caos. Ok. No, l'abbiamo finito la live, ma tu mi dici bestie del caos adesso che le hanno tolte di nuovo? Hanno tolte tolte completamente per spostarle nell'old world, ovvero la rinascita del fantasy, di nuovo con le basette quadrate, ma nel gioco attuale del fantasy che si chiama Age of Sigmar, no? Le hanno tolte completamente, rasate via. Peccato, perché io facevo caos, bestie del caos e nani, che ho sempre avuto una passione. Ma del caos? I nani? No, nani... Perché era proibitivo averli, cioè non solo quelli della Forge World, quindi... No, c'avevo, come si chiama, quelli i Slayer, quelli arancioni. Sì, arancioni. E poi avevo, mi ricordo, una miniatura del White Dwarf, che all'epoca, ti sto parlando di 20 anni fa, perché io già avevo forse una quindicina d'anni, era molto difficile da reperire, almeno così mi sembrava, che la davano solo con un numero di White Dwarf. Sì, quella classica con l'ascia. Sì, bravo. Quella lì, dopo l'ho venduta anche lei, per un bel po', tra l'altro. Ah, quindi hai venduto quello che avevi? Ho venduto tutto, sì. Okay. Avevo anche il cannone sempre del caos, non so se è presente adesso. Come no? Quella bocca? Bravissimo, bellissimo. Bravo. Avevo quello, avevo un esercito appunto delle bestie. Di metallo, tra l'altro, pesante. Esatto, bellissimo. Poi c'avevo il Signore degli Anelli, miniature, sempre. Ah, dai. Ah, qui è un bel po'. Sì, no, mi piaceva molto, ti dico.
Poi avevo la fortuna di avere qui a Osimo, nonostante sia un paese bello grande, però diciamo il centro è piccolino, non c'è chissà cosa, c'era un negozio... Stai parlando con qualcuno che conosce molto bene, eh? Io la zona la conosco benissimo, Osimo... Infatti poi ti ho detto anche... In linea d'aria era così da casa mia, quindi... perché io qua avevo Castelfidardo e quindi qua c'è Osimo. Quindi a Osimo c'era un negozietto con un ragazzo che purtroppo dopo se n'è andato e io praticamente passavo tutti i pomeriggi lì e questo ragazzo vendeva Warhammer, si poteva giocare, vendeva... Ah, ok, ma non era quindi diretto che ve... no. Poi ha chiuso e con quello io mi sono sentito un po'... abbandonato. All'epoca non c'era tutta questa cosa dell'online, non capito che no. Online, così allora ho detto, vabbè, basta, mi piaceva, però vendo tutto, però dipingevo, cioè dipingevo, ah, che bello. Però dipingevo, cioè mi piaceva tanto fare collezionare. Io ho collezionato diverse cose, poi ho sempre venduto, perché appunto, come ti dicevo, per lavoro mi sono sempre dovuto spostare. Mm-hmm. Quindi, non avendo una casa fissa in cui dico, ok, mo mi metto le vetrinette e lo faccio. Sì. Adesso... 2 anni, praticamente 3 anni fa finalmente sono riuscito a trovare una sistemazione più o meno fissa, che credo che rimarrà più o meno, almeno per diversi anni sarà questa, e quindi ho detto ok, mi dedico a collezionare, però prima, che ne so, anche quando facevo le Lego, le compravo ma le lasciavo dentro le scatole, a mettiamo una parte perché non potevo esporle, quindi era una sofferenza, no, per me. Sì, almeno che parlando di motivi di spazio le scatole non cominciano a seppellirti, Comunque noi dobbiamo andare, tra poco la gente va a mangiare, noi dobbiamo andare a dormire, quindi io ti ringrazio della disponibilità, spero che tutto sommato ti sei trovato come sempre di qui a casa tua a tuo agio, mandami, condividimi qua, dopo a dormire, dopo che ti sei riposato, con calma. Sì, mandami i vari link da condividere qua sotto. Ai miei dico, mi raccomando, come sempre, andate a sostenere i canali, quindi andate a iscrivervi da Peppe, seguite i suoi. Siete fortunati perché lui, a differenza di altri che sono stati qua, non vende niente. Anzi, però se volete fare una colletta, che è un regalo del Natale, cioè, questa wishlist da lavorare, quindi questa wishlist da smaltire. faremo prima o poi creeremo un Patreon per i poveri anonimi, chiamiamoli i poveri collezionisti di Hot Toys. E restate voi che seguirete questo, voi che sembra un poeta, voi che seguirete questo video, restate con sempre in campana per scoprire i prossimi video. Grazie di essere stato qua. Detto questo, 30 secondi ci teniamo sempre, come dico sempre io, fuori da lei. Un saluto ai miei e alla prossima con te, dai. Ciao a tutti ragazzi.